Grazie a voi davvero per l'invito. A me piace sempre parlare di fronte a non politologi, quindi sono felicissimo di essere qui a parlare davanti a degli storici, degli studenti di storia. Il tema che mi è stato affidato è un tema molto generale, quindi vi dico subito che cosa farò di questo tema. Noi viviamo in un contesto ed è più che evidente, anche semplicemente dall'attualità internazionale delle ultime settimane, un contesto di proliferazione di crisi, è un contesto, come si diceva prima, di cedimento con ogni probabilità delle determinanti fondamentali dell'ordine internazionale. Sebbene questo sia il nostro contesto, io mi concentrerò su un aspetto più specifico, che è per l'appunto l'aspetto che state seguendo anche da alcune settimane a questa parte, cioè l'aspetto della guerra, o come credo che sarebbe più opportuno dire, almeno per il contesto contemporaneo, della violenza. E come sapete, guerra e violenza non sono la stessa cosa. La guerra richiede una serie di determinazioni di carattere anche giuridico che sono sempre meno presenti nel contesto contemporaneo. Vedrò quindi molto brevemente quali sono i tratti fondamentali dell'evoluzione del fenomeno bellico o, come vi dicevo, del fenomeno della violenza negli ultimi 25 anni, con una notazione, che è una notazione fondamentale anche perché io non sono un esperto di studi strategici, meno che mai sono un esperto di cose militari in senso stretto. Guardare l'evoluzione della guerra significa, per la verità, tornare a guardare l'evoluzione del contesto internazionale. La guerra, ne sono sempre più convinto, o le forme della violenza, sono una delle prospettive ideali per vedere che cosa sta cambiando e dal punto di vista politico e dal punto di vista giuridico nel contesto internazionale. E quindi questo è quello che vi proporrò, un riassunto sostanzialmente delle forme che la guerra ha assunto nel corso degli ultimi 25 anni nel tentativo di guardare attraverso l'evoluzione della forma della guerra l'evoluzione più comprensiva del contesto internazionale. Allora, io comincerei dalla superficie. Quindi comincerei da una sorta di morfologia superficiale del fenomeno della violenza negli ultimi 25 anni. Prima domanda, è la domanda più elementare se volete, è una domanda ambigua per la verità perché richiede definizioni di cui oggi facciamo fatica a disporre, ma la prima domanda che ci possiamo e ci dobbiamo forse porre è: la guerra o la violenza nel contesto internazionale degli ultimi 25 anni è più o meno presente e più o meno distruttiva di quanto non sia stato nel contesto internazionale precedente? E qui noi può darsi che, soprattutto voi, viviamo, voi per l'età che avete, non peraltro, una distorsione prospettica. Noi abbiamo l'impressione che la guerra sia onnipresente nel contesto internazionale attuale, per certi versi è onnipresente, ma dal punto di vista delle serie storiche, cioè se noi confrontiamo il numero e l'intensità delle guerre negli ultimi 25 anni con il numero e l'intensità, per esempio, delle guerre del Novecento, compresa la seconda metà del Novecento, noi incontriamo, se vogliamo, l'unica buona notizia di cui potremo parlare in questo breve incontro, e cioè il numero e l'intensità della guerra negli ultimi 25 anni non è particolarmente pronunciato. I 50 anni precedenti, quindi anche i 50 anni successivi al trentennio terribile delle due guerre mondiali, i 50 anni della guerra fredda sono stati più violenti degli ultimi 25 anni. Il numero di guerre è stato maggiore, tutte le serie storiche ce lo dicono in modo inequivocabile, e soprattutto l'intensità delle guerre è stata maggiore, l'intensità misurata in termini molto brutali, se volete, cioè in termini di numero di vittime militari e civili. In compenso, e qui cominciano le cattive notizie che sono molto più delle buone, in compenso è straordinariamente elevata l'eterogeneità dei conflitti degli ultimi 25 anni. Cioè le guerre degli ultimi 25 anni sono estremamente diverse tra loro. Io direi, partiamo da una raffigurazione paradigmatica del fenomeno bellico, quello di Clausewitz. Quando Clausewitz, già nella prima pagina della guerra, ci dice che la guerra è un duello su vasta scala, Clausewitz pensa a un tipo di guerra, quello dei grandi eserciti europei che combattono in Europa tra loro, che è una guerra che in linea di massima nel suo tempo assume forme molto paragonabili, il che naturalmente è un vantaggio sia dal punto di vista strategico, se le guerre sono tutte simili e noi possiamo pensare la guerra sempre nello stesso modo, e sia, non dimentichiamocelo, dal punto di vista giuridico e dal punto di vista della comunicazione, se le guerre sono sempre simili noi possiamo
stendere sulle guerre le stesse categorie giuridiche e usare per le guerre la stessa narrativa. Negli ultimi 25 anni noi ci troviamo in una condizione esattamente opposta. Abbiamo avuto guerre di tutti i tipi possibili. Abbiamo avuto guerre di impianto sostanzialmente tradizionale, pensate alla guerra del Golfo del 1991, una guerra combattuta dall'esercito iracheno quasi come si sarebbero combattute le due guerre mondiali, cioè aspettando su una linea difensiva il nemico attaccante. Abbiamo avuto guerre asimmetriche, guerre ineguali, guerre tra un soggetto molto forte e un soggetto molto debole, pensiamo alla guerra del Kosovo, pensiamo alla guerra tra la coalizione, o per meglio dire in una prima fase gli Stati Uniti e i talebani nel 2001. Abbiamo avuto naturalmente grande esplosione di violenza terroristica, abbiamo avuto una serie continua di guerre civili e abbiamo avuto, e non è la stessa cosa, una serie continua di guerre di frammentazione, cioè quelle guerre che esplodono non per prendere possesso di un governo ma per disfare sostanzialmente un'unità politica e lottare per le unità politiche che le devono succedere. Allora, se questo è vero sul terreno della effettività, questo è altrettanto vero sul terreno della legittimità, e anche questo è molto rilevante. In tutti i contesti storici esistono dei modi paradigmatici, potremmo dire, di legittimare la guerra. La guerra può essere legittimata in nome, per esempio, di principi dinastici, si può mentire naturalmente, ma si è vincolati a mentire in quel modo. La guerra può essere legittimata come è stato, per esempio, tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, sulla base di principi nazionali, nazionalistici. Ecco, la guerra degli ultimi 25 anni ha, al contrario, avuto una serie continua di legittimazioni totalmente diverse tra di loro. Io faccio tre esempi, perché sono tre esempi che riguardano il paese più importante, perché è il paese più forte, cioè gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti nell'arco di 10 anni, che sono davvero pochi, hanno condotto tre grandi guerre dal punto di vista anche dell'impatto che hanno avuto sul contesto internazionale, usando strategie di legittimazione totalmente opposte. 1991, la guerra contro l'Iraq di Saddam Hussein a seguito dell'invasione irachena del Kuwait. Lì la strategia di legittimazione degli Stati Uniti fu semplicissima. Gli Stati Uniti denunciarono una violazione del diritto internazionale e sostanzialmente si misero al comando della comunità internazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite per ricostruire lo status quo ante. Questa fu la legittimazione, c'è stata una violazione, io intervengo per sanare questa violazione. 8 anni più tardi, cioè solo 8 anni più tardi, nel 1999, per legittimare la guerra contro la Jugoslavia, gli Stati Uniti usano una strategia di legittimazione che è sostanzialmente l'opposto. Questa volta non c'è affatto il richiamo al diritto internazionale esistente, anzi c'è l'esplicito richiamo al fatto che il diritto internazionale esistente non è adeguato. Non si può accettare un genocidio, questa fu la legittimazione, puramente e semplicemente perché non esiste un'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, oppure perché dobbiamo rispettare la sovranità della Federazione Jugoslava. Quella guerra fu legittimata sulla base di un principio, potremmo dire, più ambizioso, più esigente di legittimità. Ci sono cose più importanti del diritto internazionale positivo. Passano solo 2 anni, ancora una volta solo 2, e gli Stati Uniti si trovano di fronte, se vogliamo, a una scelta ancora più interessante perché non hanno vincoli, e la scelta più interessante è come legittimare la risposta militare agli attacchi dell'11 settembre. La libertà di cui dispongono dal punto di vista e narrativo e giuridico gli Stati Uniti è assoluta. Hanno tutte le possibilità del mondo di giustificare quell'intervento. Potrebbero fare riferimento, per esempio, alla violazione dei diritti umani. È certo che il governo dei talebani non aveva niente da invidiare al governo di Milosevic, anzi. Potevano gli Stati Uniti fare quello che fu offerto agli Stati Uniti dalle Nazioni Unite e da tutte le altre organizzazioni internazionali, cioè aspettare un'autorizzazione delle Nazioni Unite e intervenire sulla base di quell'autorizzazione. Che cosa fanno gli Stati Uniti? Dicono no alle Nazioni Unite, dicono no persino alla NATO, e dicono noi reagiamo militarmente sulla base del più tradizionale dei diritti della convivenza internazionale moderna,
e cioè sulla base del principio di autodifesa. Noi agiamo sulla base del principio di autodifesa e non aspettiamo l'autorizzazione delle Nazioni Unite, perché non vogliamo dare un precedente, non vogliamo dare l'impressione che gli Stati Uniti aspettino l'autorizzazione di qualcun altro per reagire a un attacco subito. Ecco che cosa significa eterogeneità. Quindi una eterogeneità materiale, le guerre sono diverse tra di loro, e una eterogeneità in senso di legittimazione, le guerre si legittimano in modo totalmente diverso tra loro. Terzo elemento, anche questo è un elemento dal punto di vista dell'ordine internazionale molto problematico. Noi viviamo in una condizione storica che è straordinariamente, potremmo dire, sfortunata per quello che riguarda un elemento che è fondamentale per la storia della guerra e per la storia dell'impatto della guerra sulla convivenza internazionale, e cioè l'elemento che riguarda il grado di concentrazione delle risorse militari. Noi viviamo contemporaneamente nella tensione, nella lacerazione tra questi due opposti. Da un lato il potere militare di punta, le risorse più fondamentali, pensate all'uso dei droni, per usare ormai un'espressione che è quasi un luogo comune, le risorse militari di punta sono concentrate nell'attuale contesto internazionale tanto quanto non lo sono mai state nella storia delle relazioni internazionali moderne. Gli Stati Uniti hanno uno strapotere militare rispetto a tutti gli altri che non ha alcun precedente, credo che i numeri grosso modo li conosciate, anche perché vengono ripetuti in modo incessante. Gli Stati Uniti oggi hanno un bilancio per la difesa che è pari a quello di tutte le altre grandi potenze messe insieme. Gli Stati Uniti, e questo è ancora più importante, spendono in ricerca e sviluppo per la difesa tanto quanto spendono tutti gli altri insieme. Quindi noi abbiamo un grado di concentrazione del potere militare che non ha precedenti e che naturalmente produce un sistema internazionale estremamente squilibrato. Ma al contempo noi abbiamo un'altra cosa che è altrettanto distorsiva dell'ordine, ed è il fatto che le risorse militari non di punta, ma le risorse militari nel senso, per esempio, delle armi pure semplici oppure delle tecnologie civili che possono essere piegate in senso distruttivo, sono estremamente diffuse. Le armi oggi sono molto poco costose e molto facili da impiegare. Anche in questa è una condizione molto diversa da quella, per esempio, dell'Europa settecentesca o dell'Europa ancora ottocentesca. Noi abbiamo potenzialmente una diffusione di strumenti di distruzione molto maggiore di quanto non fosse ancora fino a qualche decennio. Quarto elemento, abbiamo detto la frequenza e l'intensità non sono particolarmente pronunciate, l'eterogeneità del fenomeno della violenza al contrario è molto pronunciata, e abbiamo questa strana coesistenza di concentrazione e deconcentrazione del potere militare. Il quarto elemento riguarda invece l'uso della violenza. Allora, per tutti gli anni della guerra fredda e ancora negli anni 70 e 80, per esempio nella teoria contemporanea delle relazioni internazionali, questo era diventato un luogo comune. Nella teoria delle relazioni internazionali degli anni 70 e 80 si diceva che le risorse militari sono diventate sostanzialmente non spendibili. Servono al gioco della dissuasione, quindi servono a evitare una prossima guerra, ma le risorse militari possono essere impiegate sostanzialmente dagli attori minori tra di loro, ma non dagli attori più importanti. Noi abbiamo avuto alcune grandi eccezioni, naturalmente da parte degli Stati Uniti, qualche eccezione da parte della Francia e del Regno Unito, ma non dimentichiamocelo, per esempio, tutti gli altri paesi europei, l'Italia compresa, si erano totalmente disabituati fino all'inizio degli anni 90 a considerare l'opzione militare come uno dei possibili strumenti della politica estera. Ecco, l'altra cosa che noi dobbiamo constatare è che, al contrario, negli ultimi 25 anni abbiamo avuto una sorta di rinormalizzazione della guerra. Non è un giudizio di valore, è una constatazione di fatto. Oggi l'opzione militare è tornata ad essere e come uno strumento della politica estera degli attori, compresi gli attori principali e compresi gli attori europei. Non è affatto vero, per esempio, come fu rimproverato all'epoca dell'amministrazione Bush, che l'Europa sia diventata una Venere sul terreno militare. È tutto l'opposto, l'Europa semmai è stata una Venere militare all'epoca della guerra fredda, ma oggi sicuramente non lo è. Il caso dell'Italia è un caso eclatante.
se qualcuno nel 1985 mi avesse detto che 5 anni più tardi l'Italia avrebbe partecipato a un conflitto armato, mi sarei rotolato dalle risate. E oggi la partecipazione alle imprese militari multinazionali è diventata sostanzialmente uno dei fiori all'occhiello, se non il fiore all'occhiello della politica estera italiana. È la carta che giochiamo in tutti i contesti multilaterali per dire noi contiamo e abbiamo bisogno quindi di avere riconoscimento. Poi, a fronte di questa normalizzazione, normalizzazione nel senso che è tornata ad essere un'opzione praticabile, ed è praticabile, noi abbiamo tuttavia una cosa che è di grande rilievo, quella dalla quale sono partito e quella per la quale vi suggerivo di usare sempre meno la parola guerra e sempre di più la parola violenza. Noi abbiamo perso qualunque nozione di che cosa debba essere una guerra per essere considerata tale. Noi non abbiamo una nozione di guerra normale. Che cos'è una guerra dal punto di vista politico-giuridico oggi? Un giurista di qualche decennio fa avrebbe detto ma tanto per cominciare la guerra è uno stato giuridico. Noi non riusciamo a distinguere la pace e la guerra sul terreno materiale, è molto difficile convenire tra diversi soggetti, per esempio, su quanta violenza ci vuole perché un atto di violenza debba essere considerato un atto di guerra. E noi possiamo chiaramente distinguere tra la pace e la guerra quando esistono soglie cerimoniali, a questo si arriva la dichiarazione di guerra. E la dichiarazione di guerra ci diceva lo status giuridico della pace è sospeso e si apre uno status giuridico della guerra nella quale sono possibili cose che nello status giuridico della pace non sono legittime. Noi non abbiamo più nulla di simile. Pensate all'Ucraina in questi giorni. È pace e guerra? E qual è il confine tra la pace e la guerra? E pensate al modo stesso in cui i governi occidentali hanno non legittimato che il passaggio successivo, ma nominato la missione in Afghanistan. La stessa missione, della stessa coalizione, cioè la NATO, autorizzata dalla stessa agenzia, cioè le Nazioni Unite, quella stessa missione è stata definita come una missione di guerra da alcuni governi, Regno Unito e Stati Uniti, e come una missione di pace da altri governi, Italia, Francia e Spagna, e Germania. E diversi altri. Allora questo significa che noi nell'attuale contesto internazionale non abbiamo, non disponiamo di criteri chiari e condivisi dagli attori su quando siamo in guerra e quando siamo in pace e su dove siamo in guerra e dove siamo in pace. Questo era il primo passo. Il secondo elemento, dopo aver fatto questa prima morfologia molto superficiale, la seconda cosa che vorrei offrirvi è una sorta di geografia della violenza, di geografia della guerra nell'attuale contesto internazionale, e qui il nesso tra violenza e contesto internazionale si stringerà ulteriormente. Allora cominciamo dalla prima cosa, è che non è affatto una cosa irrilevante. Nell'attuale contesto internazionale, nonostante le fantasie sulla nuova guerra fredda, tra i russi e tutte queste cose che ogni tanto si leggono, nell'attuale contesto internazionale noi non abbiamo oggi alcun rischio prevedibile, potremmo sbagliarci, ma è difficile, e non abbiamo alcun timore, non ci stiamo preparando, nessun paese si sta preparando, nessun timore di una grande conflagrazione militare su scala globale. Per tornare alla materia di cui mi occupo, e cioè la teoria delle relazioni internazionali, esiste per esempio oggi una letteratura, che non mi convince ma non importa, ma una letteratura molto diffusa che traduce sostanzialmente questa aspettativa in una vera e propria teoria della fine della guerra, o più precisamente di fine della major war, cioè delle guerre generali, delle guerre tra le principali potenze. E dal 1953, dalla fine della guerra di Corea ad oggi, noi non abbiamo più avuto major war, cioè non abbiamo più avuto scontri diretti tra grandi potenze. Allora questo può significare qualche cosa di meno di quello che dicono diversi teorici delle relazioni internazionali, ma questo dice comunque una cosa molto importante. La preoccupazione, qualche volta l'ossessione che ha dominato il gioco diplomatico e strategico della politica internazionale degli ultimi secoli oggi costituisce in realtà una preoccupazione
di secondo ordine anche per esempio nei documenti strategici americani, che pure sono quelli, potremmo dire, più brutali nel modo di parlare della realtà, la preoccupazione di qui a 25 anni per un conflitto con un competitore globale di pari livello non viene considerata realistica. Allora questo significa che la guerra sta scomparendo o che la violenza sta scomparendo? Naturalmente no. Semplicemente, per tornare alla geografia, questo significa che la guerra sta trovando nuovi spazi. Quali spazi? Il primo spazio è quello che io credo, di questo sono convinto, costituirà l'elemento più preoccupante dei prossimi anni, e in realtà costituisce già oggi uno degli elementi più preoccupanti dell'attuale congiuntura internazionale. Allora, se è vero che non esiste oggi la possibilità, la plausibilità di una guerra globale, e questo non significa che non esista oggi la plausibilità o la possibilità di grandi guerre generali su scala regionale. Io credo che questo sia una delle manifestazioni, potremmo dire, il precipitato sul terreno della violenza di una delle grandi tendenze storiche degli ultimi 20 anni, e cioè la tendenza ad un'inversione di peso tra dinamiche globali e dinamiche regionali. Oggi le dinamiche regionali pesano molto di più delle dinamiche globali, almeno sul terreno della sicurezza, e questo significa che quello che non è possibile su scala globale diventa sempre più preoccupante su scala regionale. Noi temiamo, e come, e per certi versi è già cominciata, una grande competizione per l'egemonia in Medio Oriente. La guerra in Siria non è per nulla una guerra civile. La guerra in Siria è una guerra civile fortemente penetrata dall'esterno e sostanzialmente è un pezzo di una grande lotta per l'egemonia in Medio Oriente che si è già aperta. Pensate a quello che sta avvenendo in Asia Orientale, pensate a quello che avviene in Afghanistan tra Pakistan e India, e pensate soprattutto a quello che costituisce l'indicatore per eccellenza delle nostre aspettative sul futuro, almeno sul terreno della politica internazionale, cioè l'andamento delle spese militari. E se voi guardate l'andamento delle spese militari non a livello globale ma a livello regionale, la prima cosa che scoprite è che le spese militari stanno diminuendo in Europa, perché le nostre aspettative sul futuro, almeno su questo terreno, sono ottimistiche, ma stanno aumentando in modo vertiginoso in tutte le altre aree regionali, in modo particolare proprio in quelle che ho citato, cioè in Medio Oriente, in Asia Meridionale e in Asia Orientale. Il che significa che gli attori di quelle regioni, che gli stati di quelle regioni, si preparano in anticipo all'eventualità di un grande conflitto tra di loro. Terzo pezzo della geografia, quello che vediamo in questi giorni tra la Russia e gli Stati Uniti. C'è una sorta di elemento di congiunzione, che è anche una fascia di attrito, tra quello che ho detto della globalità in declino e quello che ho detto invece delle dinamiche regionali che acquistano sempre più peso. In realtà esiste ancora un custode della globalità sul terreno politico-militare, e il custode della globalità è naturalmente la grande potenza egemone degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno una politica estera che è compiutamente globale, e hanno una politica militare che è compiutamente globale. Allora, dove si incontrano il ruolo egemonico globale degli Stati Uniti e la riscrittura in termini regionali del sistema internazionale? Ma si incontrano proprio dove gli Stati Uniti vanno a cozzare contro l'emergere di potenziali egemoni su scala regionale. È la competizione tra gli Stati Uniti e la Cina in Asia Orientale, è la Cina che cresce nella regione, i paesi preoccupati della crescita della Cina che si rivolgono agli Stati Uniti, e gli Stati Uniti che rilegittimano, potremmo dire, la loro presenza in quella regione come garanti della sicurezza dei minori nei confronti della potenza in ascesa. Oppure quello che sta avvenendo in Ucraina con la Federazione Russa. La Russia che cerca di riaggregare quel po' che riesce di riaggregare, a riaggregare del vecchio spazio, pochissimo, sia ben chiaro, perché la politica russa, nonostante quello che si dice in questi giorni, resta paradossalmente una politica difensiva. È un atto di disperazione sostanzialmente quello della Federazione Russa di questa settimana. Ma per quanto difensivo sia nelle intenzioni russe, l'obiettivo di riaggregare una parte del proprio ex spazio imperiale non può che andare a cozzare non soltanto contro gli interessi dei paesi vicini, ma con gli interessi dei paesi vicini anche con i garanti esterni. Quindi questo è, potremmo dire, il terzo grande spazio della competizione, compresa la competizione militare.
E poi c'è l'ultimo elemento, l'ultimo spazio sul quale invece mi concentrerò, anche se brevemente, sì, più o meno, nella parte che resta di questa breve presentazione. È quello che abbiamo visto più di tutto negli ultimi 25 anni, l'abbiamo visto in Iraq due volte, l'abbiamo visto in Jugoslavia, lo abbiamo visto in Afghanistan naturalmente. Quello che abbiamo visto più di tutto negli ultimi 25 anni è stata una sorta di libertà di penetrazione da parte dei paesi più forti, cioè sostanzialmente degli Stati Uniti e dei loro alleati, e nelle aree strategiche ma periferiche rispetto alle altre grandi potenze. Gli Stati Uniti e i loro alleati non possono gettarsi in grandi imprese militari in Asia orientale, perché quello non è naturalmente uno spazio riservato della Cina, ma è uno spazio nel quale gli interessi cinesi vanno tenuti in considerazione. Gli Stati Uniti e i loro alleati devono comunque avere cautele laddove c'è la presenza della Federazione Russa. E laddove non c'è la presenza di altri grandi soggetti in ascesa, c'è stato negli ultimi 25 anni una libertà di penetrazione pressoché totale, di cui gli Stati Uniti e i paesi europei hanno beneficiato. Pensate alla presenza militare senza precedenti in Medio Oriente negli ultimi 25 anni. Pensate all'uso, non dimentichiamocelo, fino a qualche anno fa, estremamente efficace del potere militare euroamericano. E quando noi pensiamo, è chiaro che per l'età di molti dei presenti, oggi pensare a una libertà di penetrazione sembra ironico. La memoria storica dei più giovani è chiaro che è informata dalle esperienze fallimentari della missione in Iraq e della missione in Afghanistan. Ma la missione in Iraq e quella in Afghanistan sarebbero incomprensibili se non fosse che queste missioni sono state pensate sulla base di una quantità di successi a costo zero nel decennio precedente. Quando George Bush si butta nell'impresa irachena, ma pensa di avere in Iraq lo stesso facile successo che suo padre e l'amministrazione Clinton avevano avuto ogni volta che avevano impiegato lo strumento militare nel decennio precedente, quando Donald Rumsfeld dice andiamo a fare una guerra leggera. E non è un'invenzione di Rumsfeld la guerra leggera era come era stata la guerra per tutti gli anni 90, cioè ottenere il massimo degli obiettivi politici con un costo anche umano bassissimo, almeno per la coalizione più forte. E allora quello che io dirò molto brevemente, anche perché questo mi sembra che fosse il titolo di questa conversazione, è quali sono i caratteri tipici di questo tipo di guerra. Quindi quali sono i caratteri tipici di guerre come quella contro l'Iraq nel 1991, contro la Jugoslavia nel 1999, contro i talebani nel 2001, contro l'Iraq ancora nel 2003, ma è anche lo stesso tipo di guerra, per esempio, che Israele ha combattuto contro Hezbollah da un lato e contro la resistenza palestinese dall'altro. Allora, come sono costruite queste guerre? Io ho usato, in un libro che ho scritto qualche anno fa, un'espressione diversa da quella di guerra asimmetrica, perché l'espressione guerra asimmetrica è un'espressione che ha a che fare con una tecnica militare. La guerra asimmetrica è un modo di combattere la guerra. Io ho preferito parlare di guerra ineguale, perché guerra ineguale è qualcosa di più di guerra asimmetrica. La guerra asimmetrica è il modo di combattere le guerre ineguali, ma la guerra ineguale ha dentro di sé alcuni caratteri, sia di carattere militare sia di carattere politico, che ci dicono in realtà molte più cose e sulla guerra e sul contesto internazionale. Allora, in che senso tutte queste guerre sono ineguali? E ancora una volta, perché usare l'espressione ineguale invece che l'espressione asimmetrica? Quando voi sentite parlare di guerra asimmetrica, voi normalmente alludete a guerre combattute tra un esercito regolare e un gruppo di irregolari. Una guerra asimmetrica è quella di Israele contro Hezbollah, una guerra asimmetrica è quella degli Stati Uniti in Afghanistan, una guerra asimmetrica è naturalmente quella degli Stati Uniti e della coalizione e contro gli insorti iracheni dopo il 2003. Ma il fatto è che la diseguaglianza della forma della guerra negli ultimi 25 anni non ha riguardato soltanto le guerre combattute tra regolari e irregolari. Anche le guerre combattute tra regolari sono state guerre clamorosamente ineguali.
c'è un abisso di capacità e c'è un abisso anche di percezioni della guerra, come vedremo subito, nella guerra del Golfo del 1991 o nella guerra del Kosovo del 1999. Allora, che cos'è una guerra ineguale? In che cosa sono ineguali le guerre ineguali? Ma tanto per cominciare la cosa più elementare. La guerra ineguale è perché esiste tra i contendenti una diseguaglianza abissale di potere. Sarebbe totalmente grottesco usare per le guerre degli ultimi 25 anni la definizione di Clausewitz. La guerra tra gli Stati Uniti e l'Iraq nel 1991 non è un duello su vasta scala. E non è un duello perché nel duello non si sa in anticipo chi vince. Mentre in tutte le guerre degli ultimi 25 anni la guerra ha perso quello che secondo Clausewitz sarebbe il suo carattere fondamentale, cioè il carattere di azzardo. La guerra è un azzardo. Clausewitz dice che quando si va alla guerra non solo non si sa se si vincerà o se si perderà, ma la guerra, cito più o meno letteralmente, è così spesso e così continuamente alle prese con l'elemento del caso che, dice Clausewitz, non c'è niente che somigli come la guerra a un gioco di dadi. Ecco, non c'è niente del gioco di dadi nella guerra del 1991 contro l'Iraq o nella guerra contro la Jugoslavia del 1999. E questa, io credo che sia l'espressione o il significato vero dell'espressione che abbiamo impiegato per tutti gli anni 90 per denotare la guerra, cioè l'espressione guerra chirurgica. E il senso vero dell'espressione guerra chirurgica non è il fatto che fosse una guerra ad altissima precisione, ma il fatto che una parte operava e l'altra veniva operata. Questo era sostanzialmente il senso della guerra chirurgica. C'è un abisso assoluto di capacità tecnologica che obbliga alla simmetria. Naturalmente, se si hanno capacità tecnologiche così diverse, ciascuno impiegherà gli strumenti che ha a disposizione, che non somigliano per niente in termini di livello tecnologico a quelle dell'altra parte. A questo si collega un secondo punto, che io credo dal punto di vista politico e anche dal punto di vista delle culture politiche è ancora più significativo. La guerra ineguale non è ineguale soltanto perché è distribuito in modo ineguale il potere, ma la guerra ineguale è ineguale anche nella distribuzione della violenza, nella distribuzione spaziale della violenza. La guerra ineguale, a differenza delle guerre di cui credo che abbiate parlato, della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, la prima e la seconda guerra mondiale erano guerre nelle quali tutte e due le parti erano vulnerabili, e la seconda guerra mondiale è ancora di più, se possibile, della prima. Tutte e due le parti avevano il proprio territorio vulnerabile ai colpi dell'altro. Pensate ai bombardamenti contro le città da una parte e dall'altra. La guerra fredda era questo. La guerra fredda era il massimo della vulnerabilità reciproca. Ricordate l'acronimo MAD, la mutua distruzione assicurata. Ecco, la guerra ineguale è esattamente l'opposto. La guerra ineguale è una guerra nella quale tutta la violenza è concentrata su una parte, mentre l'altra parte è e sa dall'inizio di essere al riparo da qualunque contaminazione. È la guerra ineguale, è una guerra a distanza, è una guerra combattuta non a caso da quello attorno a cui si stanno ricostruendo anche tutti gli strumenti militari, compreso quello italiano, da corpi di spedizione, forze di reazione rapida, come le chiamiamo noi. Allora, la forza di reazione rapida che cos'ha di caratteristico? Ma il fatto di combattere, questa è l'espressione che trovate tra l'altro letteralmente nei documenti americani, lontano da casa. E combattere lontano da casa fa una bella differenza. È una differenza alla quale gli Stati Uniti per certi versi sono stati sempre abituati, ma alla quale gli europei sono stati abituati nelle guerre coloniali, ma non certo nelle guerre tra di loro. Dal punto di vista spaziale le guerre ineguali sono molto più vicine alla geografia delle guerre coloniali che alla geografia delle grandi guerre totali del Novecento. Diseguaglianza di potere, diseguaglianza nella distribuzione spaziale della violenza, diseguaglianza nella posta in gioco, altra cosa fondamentale. Una parte mette in gioco pochissimo. Il problema di tutti i presidenti americani, non soltanto di Barack Obama, era un problema che aveva già Bill Clinton, che ha avuto anche George Bush da un certo momento in poi,
come convincere la mia opinione pubblica che non vede la necessità di combattere? Come convincere la mia opinione pubblica che il Kosovo è importante? Come convincere l'opinione pubblica a mettere i nostri soldati dove la posta in gioco appare così bassa? Quindi per una parte la posta in gioco è relativamente bassa, a volte bassissima. Per l'altra parte, naturalmente, quella su cui spazio si combatte, la posta in gioco è alta, anzi altissima. Si combatte per la sopravvivenza del proprio regime politico, si combatte per la sopravvivenza della propria integrità territoriale, si combatte per tenere un certo posto nel sistema internazionale. Quindi ancora una volta, rispetto alle guerre totali del Novecento, che erano totali anche perché tutte le parti mettevano la stessa posta in gioco, si perdeva o si vinceva tutto. Nel caso delle guerre degli ultimi 25 anni no, è tutto diverso. Una parte può perdere tutto e se perde, perde tutto. E l'altra parte mette in gioco poco, al punto che se le cose non vanno del tutto bene può avere la tentazione che non casualmente gli Stati Uniti e i loro alleati hanno avuto quando le cose hanno cominciato a diventare complicate in Iraq e in Afghanistan, cioè l'exit strategy. L'exit strategy è, potremmo dire, la controprova della marginalità della posta in gioco. Io me ne vado perché so che anche andandomene io non perdo quote significative del mio potere e del mio prestigio. E questo significa, e questo è un altro elemento molto importante, che ci pone in un rapporto di totale estraneità ancora una volta con l'esperienza della violenza del Novecento. E voi ricorderete, conoscete tutti, l'espressione che accompagnò, se vogliamo, il primo dopoguerra e che per molti versi divenne ancora più pregnante in occasione della seconda guerra mondiale, cioè l'espressione mobilitazione totale. Le guerre del Novecento, le grandi guerre industriali del Novecento sono guerre totali che richiedono una mobilitazione totale. Nessuna frazione della società può sentirsi estranea alla guerra. La guerra dei guerri è una guerra nella quale la mobilitazione, il grado di mobilitazione, cambia drammaticamente da una parte all'altra. Chi combatte la guerra sul proprio territorio è per certi versi condannato alla mobilitazione. Voi non potete scegliere di non essere mobilitati nella striscia di Gaza mentre siete bombardati. Voi non siete liberi di non essere mobilitati in Jugoslavia mentre siete bombardati nell'aprile del 1999. Ma a fronte di questo grado di, potremmo dire, condanna alla mobilitazione, l'altra parte, quella che combatte a distanza, quella che colpisce a distanza, può permettersi la guerra con un grado di mobilitazione bassissimo. Anzi, la guerra diventa sostanzialmente invisibile. Potrei dire che l'invisibilità della guerra è diventata la condizione perché la guerra possa essere combattuta. E allora su questo, su questa tensione si costruisce, io credo, la dialettica fondamentale del modo in cui le guerre ineguali vengono combattute e del modo in cui non a caso le guerre ineguali degli ultimi 25 anni sono state combattute. Perché quello che si crea, e che per certi versi abbiamo già visto nelle guerre asimmetriche, pienamente asimmetriche del Novecento, pensate alla guerra di Vietnam, pensate alla guerra di liberazione in Malaysia, pensate all'Algeria, pensate a mille altre occasioni durante la decolonizzazione, e queste guerre sono combattute tutte su una sorta di relazione inversa tra potere e mobilitazione. La parte principale, gli Stati Uniti e i loro alleati, hanno un vantaggio di potere e uno svantaggio di mobilitazione. Io ho molto più potere del mio nemico, ma io so che il grado di mobilitazione della mia opinione pubblica è bassissimo. La mia opinione pubblica è molto poco interessata a quello che sto facendo. Dall'altro lato, il soggetto debole ha un enorme svantaggio in termini di potere, ma ha un enorme vantaggio in termini di mobilitazione, detto in termini un po' rozzi. Il soggetto debole sa di potersi permettere di subire costi che il soggetto forte non si può permettere. E allora, se c'è ancora tempo, io concluderei mostrandovi molto brevemente che cosa questa relazione inversa tra potere e mobilitazione, vorrei dire, quasi automaticamente produce in termini di strategie da parte degli attori.
Allora, qual è la strategia dei più forti? Qual è la strategia degli americani, degli Stati Uniti e dei loro alleati nella guerra del Kosovo, nelle due guerre in Iraq, nella guerra in Afghanistan? E qual è la strategia di Israele ogni volta che Israele combatte contro i palestinesi oppure contro le milizie libanesi di Hezbollah? Ma tanto per cominciare, il paese più forte deve sforzarsi di massimizzare la propria superiorità in termini di potere. E qui c'è tutta la retorica della guerra ad alta tecnologia, qui c'è tutta la retorica della guerra aerea, il tentativo di risolvere tutto con l'offensiva aerea, il tentativo che viene portato fino in fondo, potremmo dire, in occasione della guerra del Kosovo del 1999 e per certi versi viene replicato in occasione dell'intervento contro la Libia nel 2011. Una guerra ad alta tecnologia nel senso che dall'inizio si esclude l'impiego delle forze di terra e dall'inizio si decide di giocare tutto sulla propria superiorità in termini di strumenti di potere. Ma questo non basta. Perché la vera preoccupazione e a volte l'ossessione della parte più forte non è tanto la massimizzazione del vantaggio in termini di potere, ma è la minimizzazione dello svantaggio in termini di mobilitazione. Allora, come posso cercare di evitare che questa debole mobilitazione della mia opinione pubblica pregiudichi il risultato della competizione? E qui ci sono una serie, potremmo dire, di soluzioni ripetitive che troviamo sempre. Qualche volta funzionano, altre volte meno, altre volte non funzionano per niente. Un primo elemento, quello che abbiamo vissuto anche in Italia. Non è affatto casuale che negli ultimi 20 anni sia cambiato quello che gli scienziati sociali definiscono forma militare. Cioè che sia cambiato il tipo di reclutamento delle forze armate. Siamo passati quasi tutti in Europa, non casualmente, da eserciti di coscrizione a eserciti professionisti, per l'ovvia ragione che perdere un professionista è molto meno costoso dal punto di vista politico che perdere un coscritto. L'Italia ne ha fatta esperienza, non è affatto casuale che il passaggio dalla coscrizione all'esercito di professionisti sia avvenuto in Italia dopo la missione in Somalia, quando l'Italia perde dei militari di leva e scopre quanto sia costoso dal punto di vista della sensibilità dell'opinione pubblica a perdere dei soldati di leva. Secondo modo di ovviare allo svantaggio è un modo quasi clausewitziano, non a caso in occasione della guerra del Golfo del 1991 fu questo il riferimento esplicito. Allora, il secondo modo di cercare di evitare che il basso grado di mobilitazione pregiudichi il risultato finale è quello di cercare di arrivare nel più breve tempo possibile alla decisione. L'offensiva subito, l'offensiva del 1991, la sciagurata idea di George Bush nel 2003 di dire missione compiuta dopo 40 giorni, perché questa era la condizione. L'opinione pubblica americana dopo l'11 settembre era molto più disponibile, sia ben chiaro, ma disponibile sempre a certe condizioni, tanto per cominciare che la guerra non durasse troppo. Di lì la fretta di George Bush di dire la guerra è già finita, gli avevo detto 40 giorni e sono stati 40 giorni. Il panico all'opposto, quando questa condizione non viene soddisfatta, quello che avviene nel 1999 quando la NATO scopre dopo una settimana di bombardamento che Milosevic non c'è. L'idea della NATO è che dopo una settimana il governo jugoslavo sarebbe collassato, il governo non collassa e la NATO va in un totale panico cognitivo. È lo stesso che ricorderete, lo ricorderete anche voi, perché è cosa di pochi anni fa, accadde quando Gheddafi non crollò subito dopo l'inizio dei bombardamenti del 2011. Adesso che facciamo? Perché la nostra opinione pubblica, sì, ci ha detto di sì, ma ci ha detto di sì per una guerra invisibile, e la guerra invisibile se dura una settimana, due settimane, non se dura per 6 mesi. La soluzione fu di non parlare più sui giornali per alcune settimane. Terzo elemento, e c'è un simbolismo anche in questo, tenere la guerra a distanza. Questo, vi dicevo, è un principio strategico che viene esplicitamente considerato come centrale in tutti i documenti americani degli ultimi 15 anni. E a proposito di simbolismo,
C'è un simbolismo molto forte, per esempio, nel fatto che i droni vengano guidati dalla Florida. Potrebbero benissimo essere guidati dal teatro delle operazioni, ma guidarli da così lontano dà ancora più fortemente il senso che quella guerra non è contaminante, che tutto ha funzionato esattamente come era stato promesso, cioè che la guerra in Afghanistan e la guerra in Iraq hanno come principale obiettivo quello di tenere la guerra a distanza. E poi naturalmente l'elemento che non ha funzionato in Iraq e non ha funzionato in Afghanistan, quello che è stato definito un po' goffamente, ma insomma la formula funziona, come guerra post-eroica. Allora, di fronte a un grado di mobilitazione così basso e di fronte a una disponibilità così bassa dell'opinione pubblica a sostenere nel tempo uno sforzo militare, è la condizione perché i paesi più forti possano impiegare il loro strapotere e il fatto che questo strapotere non sia costoso in termini di perdite. E questo era il mito della guerra chirurgica e della guerra a costo zero negli anni 90. Questo è il grande risultato della guerra in Kosovo del 1999, quando la NATO, dopo 45 giorni di bombardamento, può dire all'opinione pubblica europea, a quella americana, non abbiamo perso un solo militare. E questa è la ragione per la quale in Iraq e in Afghanistan le cose saltano, perché se voi andate a guardare l'andamento del grado di consenso dell'opinione pubblica americana, ma non è che l'opinione pubblica americana abbia cambiato la propria attitudine nei confronti del diritto internazionale. Del diritto internazionale non gli importa nulla, né adesso né nel 2002. Quello che è cambiato per l'opinione pubblica americana è cominciare a scoprire nel 2005, 2006, 2007 che questa promessa non era stata mantenuta, e che la guerra non era fatta a costo zero e che il costo di quella guerra era sproporzionato al posto in gioco, perché questo è stato sostanzialmente quello che ha fatto saltare il tavolo. Ci sarebbero altre cose da aggiungere, ma non ho troppo tempo, e quindi vado invece alla strategia degli altri, cioè la strategia di chi si difende dai più forti, dalla strategia di Hezbollah, la strategia di Hamas, la strategia dei talebani, la strategia degli insorti iracheni, ma anche alle strategie dei regolari, alla strategia per esempio adottata con molta capacità dall'Armata Federale Jugoslava nel 1999. Allora, come si può cercare di ovviare allo svantaggio in termini di potere e come si può cercare di sfruttare fino in fondo il vantaggio in termini di mobilitazione? Ma cominciamo dalla prima cosa. Lo svantaggio in termini di potere può essere ovviato in due modi, e non a caso questi due modi sono perfettamente razionali, non hanno niente a che fare con il fanatismo, anche se qualche volta abbiamo l'impudenza di definirlo così. Anzi, sono così razionali che noi ci aspettiamo che il competitore prenda per l'appunto una di queste due strade. Allora, il primo modo è, questo è il linguaggio degli studi strategici, è quello di cercare degli equalizzatori, così vengono definiti. Allora, se esiste un dislivello abissale in termini di capacità militari convenzionali, quello per esempio sperimentato dall'Iraq di Saddam Hussein nel 1991, allora bisogna cercare di trovare un'arma che sia in grado di colmare lo svantaggio, e quest'arma non può che essere un'arma eccezionale, in modo particolare l'arma nucleare. È stato detto già subito, nel 1991-1992 molti lo avevano compreso, quasi tutti in realtà lo avevano compreso. La guerra del Golfo del 1991, che fu uno straordinario successo per gli Stati Uniti e per i loro alleati, l'esercito iracheno veniva accreditato prima della guerra come il più forte esercito convenzionale del Medio Oriente, e fu letteralmente spazzato via in 40 giorni. Gli iracheni persero, non si sa se 100-200 mila uomini. Gli americani e i loro alleati si erano preparati a perdere migliaia di uomini, e ne persero soltanto 350, di cui la metà per fuoco amico. Allora, quello diede la misura di come l'universo della guerra fosse totalmente trasformato, se non che quello diede anche la misura di quanto difendersi sul terreno convenzionale da un attore così forte fosse diventato totalmente stupido. E non a caso già allora si disse: la guerra del Golfo del 1991 è il più colossale spot per le armi di distruzione di massa che sia mai stato concepito.
E non a caso, dopo il 1991, noi abbiamo avuto un altro grande spot, è la ragione per la quale molti sono convinti, quasi tutti sono convinti, che l'Iran stia cercando questa strada. Non siamo convinti che l'Iran stia cercando questa strada perché siamo convinti che l'Iran sia folle. Siamo convinti che l'Iran stia cercando questa strada proprio perché siamo convinti che l'Iran non sia folle. E chiunque al posto dell'Iran, sottoposto alla minaccia da parte di un paese molto più forte, cercherebbe di procurarsi le risorse adatte per la difesa, con due esperienze storiche. Quella catastrofica dell'uso della forza convenzionale di Saddam Hussein e quella, ahimè, riuscita della Corea del Nord. E la minaccia della Corea del Nord dice quanto una minaccia estrema possa bloccare il gioco della spendibilità della superiorità convenzionale. L'altra strada, l'altro modo di aggirare lo svantaggio in termini di potere, è quella percorsa da Al-Qaeda, per esempio. È non cercare equalizzatori, ma invece di rincorrere il più forte, cosa che è impossibile, è portare il livello della competizione a livelli sempre più bassi, e a livelli nei quali la superiorità tecnologica del più forte non è più spendibile. È la strada del terrorismo suicida, e c'è la strada della sostanzialmente rovesciamento della logica tradizionale della rincorsa tra competitori. Io non rincorro più il competitore, ma vado a cercare un modo totalmente anomalo dal suo punto di vista di competere. Ma queste sono le cose meno interessanti, se vogliamo. Quello che è altrettanto rilevante è vedere come il più debole cerca di massimizzare il vantaggio della mobilitazione. Allora, che cosa deve fare il più debole e che cosa non a caso fa il più debole per massimizzare questo che è l'unico vantaggio di cui dispone? Ma tanto per cominciare, fa quello che hanno sempre fatto i guerriglieri contro gli eserciti regolari, quello che suggerisce Clausewitz ancora una volta nelle pagine sulla guerra di popolo, della guerra, oppure quello che suggerisce Mao nei riscritti sulla guerra rivoluzionaria o sulla guerra antigiapponese. Così come il più forte va alla ricerca della decisione e il più debole sfugge alla ricerca della decisione. La strategia del più debole non può che essere quella dell'illusione continua della battaglia. E una volta che il più debole è confinato alla battaglia, ha perduto. Mi devo sforzare di tirarla in lungo, perché tirarla in lungo significa porre il più forte di fronte alla necessità di convincere la sua opinione pubblica che alla lunga non può essere convinta. Quello che cerca di fare l'armata jugoslava nel 1999, una scelta molto intelligente, ancora una volta una scelta che denota la capacità di apprendimento. Gli jugoslavi avevano visto quello che era accaduto a Saddam Hussein nel 1991, Saddam Hussein aveva cercato, difendendosi in modo tradizionale, di abbattere tutto quello che poteva abbattere dell'aviazione americana della coalizione. Gli jugoslavi decidono di non usarla contro aereo, e sono perfettamente consapevoli che se usano il meglio della loro contraerea, il meglio della loro contraerea sarà spazzato via in una settimana. Allora, se io non uso il meglio della mia contraerea, che cosa accade? Accade che il potere aereo del mio nemico non può passare alla seconda fase, perché la NATO fa sempre nello stesso modo: prima distrugge le difese aeree e poi comincia a usare elicotteri da combattimento piuttosto che aerei a bassa quota. La NATO trasferisce dalla Germania 450 elicotteri da combattimento in Albania e non li usa, perché nel momento in cui appare chiaro che gli jugoslavi dispongono ancora della loro contraerea, gli elicotteri da combattimento non possono più essere usati. Secondo punto, come posso massimizzare il mio vantaggio e soprattutto massimizzare lo svantaggio del nemico in termini di mobilitazione? Ma facendo l'opposto di quello che vuole il mio nemico. Il mio nemico vuole confinare la violenza, vuole tenerla a distanza. Io la porto in casa. E questo è sostanzialmente l'elemento di contaminazione esplicita che è tipico di tutte le strategie terroristiche degli ultimi 25 anni. Dal momento che la strategia del più forte è una strategia di confinamento della violenza, combattiamo in casa tua, tengo al riparo, santuarizzo casa mia, il più debole, in modo particolare il più debole che ricorre a metodi terroristici, inverte questa logica e si basa su una strategia non di confinamento ma di contaminazione della violenza. E poi, naturalmente,
naturalmente l'ultimo elemento, e poi concludo, il tentativo da parte del più debole non può che essere quello di alzare continuamente i costi. Alzare continuamente i costi da tutti i punti di vista, dal punto di vista economico, ricordate per esempio l'incendio dei pozzi petroliferi nel 1991 da parte di Saddam Hussein, il tentativo in altre parole di fare saltare il gioco del più forte. Il più forte può combattere la guerra a condizione che la guerra sia invisibile e poco costosa, io devo fare in modo che la guerra sia più visibile e più costosa possibile.